pedagogista che dice, che guarda e osserva tutto da, con occhio scrutatore, da scrutatore. Mi sono venute in mente tante cose sentendo queste belle donne che parlano delle loro esperienze. Io ho anche letto con molta attenzione il libro di Venia, per cui risentire quel brano poi letto dal bimbo al quale mi sono affezionata leggendo il libro mi ha molto emozionato. Mi ha emozionato l'idea della donna che è fragile, che si rompe in mille pezzi ma non si spezza mai, resta sempre intera. Sono pienamente d'accordo con la direttrice che si arrabbia quando dice ancora in quest'epoca dobbiamo ancora stare lì a pensare al ruolo della donna, a pensare la donna dove deve stare, come deve essere considerata. Sono delle cose che sembrerebbero superate, sembrano ormai assolutamente anacronistiche, invece siamo qui a parlarne, ne dobbiamo ancora parlare. Anch'io mi sento fortunata da questo punto di vista, perché non mi sono mai sentita discriminata, non ho mai avuto difficoltà nei ruoli che ho ricoperto e che ricopro. È anche vero che ricopro un ruolo che è tipicamente femminile, storicamente femminile, che è quello di occuparsi dei bambini, dell'educazione, della rieducazione, della riabilitazione, per cui magari ho anche ritenuto di essere un po' facilitata da questo punto di vista, no? Perché nel mio campo sicuramente ci sono meno uomini, ma ci sono naturalmente più donne, no? Quando andavo all'università, al contrario, no, eravamo quasi tutte donne e ogni tanto si vedeva un maschietto ed era una cosa estremamente rara. In realtà ho anche molto giovane, anche appena da poco laureata, io ho avuto comunque dei ruoli di responsabilità dove ero responsabile anche di uomini più grandi di me. Quindi sono stata abbastanza coraggiosa, sono stata buttata lì a gestire delle cose che erano più grandi di me, ma probabilmente è stata una scuola bellissima quella che ho fatto, cioè quella dell'esperienza, e sono stata sì coraggiosa nel non tirarmi mai indietro, non dire mai no, e nel dire vabbè, ci provo. Quando vengono da voi, siete dei professionisti, no, nello specifico, vengono più le mamme o i papà, e più questo cuscinetto è la donna o è l'uomo che conduce a questi ruoli? Allora, io dico sempre che la mamma ha sempre un ruolo, il primo ruolo fondamentale nei confronti del bambino. Noi vediamo, valutiamo tantissimi bambini e cerchiamo di aiutarli nelle loro difficoltà. È quasi sempre la prima persona che si accorge di qualche difficoltà è la mamma. Spessissimo la mamma si rivolge ovviamente ai medici, ai pediatri, a chi ritiene essere più esperti di lei, e tante volte succede che il medico dica vabbè signora aspettiamo, guardi che lei magari è un po' troppo ansiosa, lei si fa prendere dall'amore di mamma. In realtà io continuo a dire che le mamme bisogna sempre ascoltarle, perché sono le prime che sentono, e sentono non attraverso le orecchie ma attraverso tutto il corpo, attraverso la pelle. È una cosa che questa credo che sia la vera profonda differenza tra un uomo e una donna. Io amo gli uomini, ne ho messi al mondo due, per cui li amo in maniera incondizionata, però credo che fondamentalmente ci sia una differenza nel sentire determinate cose. E perché si arriva alla violenza? Si arriva alla violenza non perché si è uomo o perché si è donna, ma si arriva alla violenza perché comunque alla base della violenza c'è una cultura, c'è una difficoltà,
c'è una tempesta emotiva sicuramente che non giustifica assolutamente l'atto, lo dice in senso negativo proprio, assolutamente sì. Però lei dice che c'è una cultura, vuol dire che si è cresciuti con determinati intendimenti, apprendimenti della violenza. Allora, non si può sicuramente generalizzare, perché l'uomo che ha che è stato violento nei confronti della donna perché ha un gruppo. L'uomo che ha agito con violenza nei confronti della donna perché ha vissuto una situazione di violenza, di non rispetto della donna da parte dei familiari. Non si può sicuramente generalizzare, ci sono tantissimi, ecco perché io comunque ogni volta che leggo di questi episodi non riesco ad avere una parola, cioè, non mi viene fuori una frase, un pensiero, perché comunque anche per mia deformazione professionale sono sempre lì che cerco di capire perché. Ma non perché, nel senso, forse lei se l'è cercato, forse lei è stata, assolutamente, perché ovviamente nessuno di niente può giustificare una violenza di quel genere. Però sono portata a chiedermi cosa aveva lui, perché è arrivato a essere così, quale tipo di percorso c'è che permette all'uomo di sentirsi in diritto. Scusatemi che vi interrompo, vedete l'approccio scientifico, lei ha detto una cosa, magari noi istintivamente diciamo eravamo noi di qua, di là. Lei ha detto, casomai io mi pongo la domanda, che cosa, ecco, mentre noi istintivamente, no, che diciamo, deve morire, no, nel senso, istintivamente noi arriviamo subito, mentre lei con domanda scientifica dice, ma io mi domando che cosa c'è dietro, eccetera, eccetera. Certo, è condivisibile nel senso a metà, perché per lei è chiaro che va alla ricerca di una causa, questo è fuori di dubbio. Che cosa non si sente? Odio giustificazione. Sì. No, io non lo... Per qualcuno no, non nel suo caso, però vuol dire per qualcuno, dice dottoressa, potrebbe essere anche una giustificazione. No, io infatti l'ho detto prima, niente può giustificare, ma può spiegare, che è molto diverso il concetto. Io non giustifico violenza su nessuno, ma spiego sicuramente le motivazioni per cui certe cose accadono, ma perché una mia, come dire, appunto, approccio, ma è anche un forte limite. E dal suo approccio, che cosa manca alla donna oggi e che cosa manca all'uomo oggi per cui si aggredisce? Beh, questa domanda è pesante. Però non credo che si possa parlare di qualcosa che manca. Però se si arriva a un gesto il corpo è sacro, poi ce lo dirà il nostro Giacomo, però voglio dire, non si può profanare qualcosa, no? Che di per sé all'uomo manca sicuramente, all'uomo in senso generale, per quello che sta accadendo ormai nella società. Accade un giorno, mentre una volta se ne sentiva un'ora, veramente è diventato... Io spesso parlo con i genitori dei miei bimbi che seguo, dell'importanza che ha nella nostra vita la capacità di sopportare la frustrazione. La frustrazione è un sentimento con il quale noi dobbiamo convivere giornalmente, ora dopo ora e continuamente. E per come siamo abituati ormai a vivere, per come crescono i nostri figli, per come crescono i bimbi, i ragazzi che stanno crescendo in quest'epoca, la frustrazione è un sentimento che tendiamo a non provare più. E non riuscire a sopportare una negazione, non riuscire a sopportare un'attesa, non riuscire a sopportare l'incertezza di qualcosa è una delle fondamentali difficoltà che noi dobbiamo rimetterci ad affrontare.
perché sicuramente noi una volta eravamo molto più abituati ad aspettare, a dover faticare per ottenere qualcosa. E non, diciamo, sono dei discorsi che mi fanno sembrare un po' anziana in certi, in certi momenti. No, sembrano i discorsi, ah, ma i miei tempi, no, i discorsi dei nonni. Ma in realtà sono cose reali, cioè se noi non riusciamo a capire che dobbiamo aspettare per ottenere delle cose, se noi non riusciamo a capire che l'attesa porta a qualcosa di più bello, se noi non riusciamo a capire che determinate cose siamo costretti a non averle, che dobbiamo rinunciare e che dobbiamo rispettare l'opinione dell'altro nonostante noi pesi molto, credo che quello sia molto alla base di tutto quello che è il rispetto dell'altro fondamentalmente. Che poi si innesca un meccanismo uomo-donna dove l'uomo prevalica e la donna è vittima, questo è un ulteriore problema, ma di base credo che manchi anche e soprattutto quello, per cui l'obiettivo che io mi pongo con i miei figli e che ricordo spesso ai genitori, agli insegnanti, è proprio quello di cercare di ritornare alla bellezza dell'attesa. Bene. Bene, un applauso alla bellezza dell'attesa, è qualcosa che ci piace, ma se il dottore Ambrosio condivide quello che dice la sua collega o no? Dalla versione, dal lato maschile, lei è giovanissimo, quindi da psicologo, ora io anche lei si pone la domanda di qual è la motivazione che ha spinto questo. Allora, io parto dalla premessa che non solo ci occorre capire i perché, ok, quelli sono utilissimi, va benissimo, questo sì, però dobbiamo partire da un'altra premessa ancora, cioè che nel contesto reggino, e quindi anche calabrese, e quindi anche meridionale, e quindi aggiungo anche italiano, siamo così abituati a giudicare, a categorizzare ciò che succede, i fatti che si realizzano nella nostra quotidianità, e anche nelle piccole cose abbiamo difficoltà a riconoscere delle situazioni che possono essere diverse rispetto a quando dovremmo viverle. Perché faccio questa premessa? Perché è vero, l'approccio scientifico in qualche modo ci aiuta a darci una prospettiva diversa nel vedere le cose, o meglio, ci può aiutare a poter provare delle prospettive da un punto di vista diverso. Ma nel momento in cui, da Luca Ambrosio, non da psicologo, dico, succedono cose del genere, temo che sia più un fallimento della società, oltre che soggettivo, oltre che individuale. Una società che ad oggi, nonostante cerca di rivoluzionarsi, cerca di evolversi, cerca comunque un cambiamento sempre nel progresso, continua a vedere e a dimostrare ciò che nel corso dei secoli si è sempre visto, cioè una sorta di dislivello, tra virgolette, dislivello tra ruoli nella nostra società. Ed è paradossale in qualche modo pensare che nel 2019 ancora osserviamo questi accadimenti. Mi collego alle parole della collega pedagogista. Queste abitudini che noi abbiamo nel vedere il mondo che funziona un po' così, dobbiamo vederle anche se osserviamo ciò che è accaduto, se vogliamo focalizzare l'attenzione su questo specifico accaduto, sul fatto che ognuno di noi nel corso della nostra storia arriva a compiere dei comportamenti specifici, in momenti specifici della nostra vita, a causa di un insieme molto vasto di variabili, che possono essere tutte e cinque, io considero in particolare cinque variabili, tutte e cinque messe insieme e che si complementano nel corso del tempo, cioè gli aspetti genetici, gli aspetti neurobiologici, quelli relazionali, sin da quando siamo piccolini, e poi tutto quello che succede nel dopo, gli aspetti anche contestuali, quindi gli aspetti socioculturali, religiosi, economici, politici, eccetera, eccetera. E come noi soprattutto ci rappresentiamo questo mix di variabili nel corso del tempo e come questi diventano importanti nel farci credere determinate cose. Questi insieme di credenze che quindi impariamo ad apprendere e che comunque guidano la nostra quotidianità diventano in qualche modo a volte strumento che porta poi ad attuare determinati comportamenti. È vero, questa persona, questo uomo è arrivato al punto di partire da un'altra città per raggiungere l'ex moglie e compiere un atto del genere. Domanda che mi sono posto:
cosa ha portato quest'uomo in un momento specifico ad attivare un pensiero specifico, che magari sarà durato un secondo, due secondi, a buttare via un po' tutta la sua vita e arrivare a fare tutto ciò? Cioè partire da un'altra città, fare chilometri, nel giro forse non ricordo adesso quanto tempo, meno di 24 ore, forse 12 ore impiegato per fare tutto ciò, e gettare ancora di più la propria vita, nonostante già era mezza, diciamo, rovinata, abbastanza compromessa. E qui torna il concetto di fallimento sociale, fallimento della società, vista da un punto piuttosto sociologico anziché psicologico. Da un punto di vista psicologico c'è da dire che mi discosto un pochino dall'argomento rispetto a quello che è successo durante questa settimana, che dato che mi occupo principalmente di clinica oltre che di ricerca e formazione, che le donne sono coloro che fanno maggiore richiesta dal punto di vista clinico, ma non perché magari hanno più problemi, presentano delle problematiche maggiori rispetto agli uomini. In realtà potrebbe essere potenzialmente così, però non ci sono dati di ricerca che lo testimoniano. L'unica certezza che noi possiamo avere è che in realtà le donne hanno una consapevolezza dei propri stati di sofferenza probabilmente maggiore rispetto a quelle degli uomini, cosa che noi uomini, da una parte, che abbiamo un funzionamento proprio biologicamente determinato diverso dalle donne, possiamo sì andare dallo psicologo, dallo psicoterapeuta, dagli psichiatri, eccetera, eccetera, ma con motivazioni a volte un po' diverse, anche se spesso possono essere comuni. Esatto, c'è una consapevolezza soggettiva in quei casi. Sicuramente, quello che ho detto prima, le famose 5 variabili in gioco giocano un ruolo fondamentale in tutto ciò, e quindi soggettivamente una donna, non solo anche gli uomini, ma la donna in particolare, ha una consapevolezza forse maggiore rispetto a questo immaginario specifico della clinica, se dobbiamo chiamarla così. E poi le donne sono più agevolate, se vogliamo usare questo termine, nel riconoscere i propri stati di sofferenza. Li riconoscono più facilmente, almeno questo è quello che sto notando in questi anni di pratica, i primi anni di pratica, soprattutto rispetto all'ansia, agli stati dell'abbassamento del tono dell'umore, quindi l'aspetto della tristezza propagata nel corso del tempo, sostanzialmente gli aspetti un po' più depressivi. Poi ovviamente anche c'è una variabilità rispetto all'età. Ci sono situazioni in cui non si presentano dei veri e propri disturbi o comunque dei veri e propri sintomi, ci sono degli aspetti legati più a problematiche relazionali, che comunque spesso e volentieri sono dettate da problematiche relazionali con gli uomini, quindi dai partner o anche in alcuni casi spesso anche dai genitori, con le relazioni con i fratelli. Quindi c'è una donna, una figura femminile, che è tanto più simile all'uomo, ma tanto più capace di autoregolarizzarsi e avere la consapevolezza di monitorizzarsi rispetto agli stati di sofferenza che vive, sia di tipo sintomatico, come abbiamo comunque tutti nella nostra vita vissuto uno stato di ansia, chi più, chi meno, chi più nel tempo, chi meno nel tempo, sia rispetto alle nostre relazioni in generale. Quindi la donna magari potrebbe avere una consapevolezza maggiore sotto più gradi, magari quasi, non dico a 360 gradi, ma quasi. Guarda, facciamo la cosa che la difficoltà dell'approccio femminile o maschile è una difficoltà di approccio anche dovuta all'età oppure all'essere uomo o all'essere donna? Questo era quello che approccio di che tipo? Venire a confrontarsi con lo psicologo. Allora, rispetto a prima, io avrei continuato per altre 10 ore probabilmente, quindi ho preferito bloccarmi. Sì, sì. Allora, personalmente, sia tra centro di salute mentale che studio, ho avuto molte più richieste di donne, e personalmente ho a livello professionale una facilità molto più ampia con le donne, magari perché ho un po' di esperienza in più con le donne che rispetto agli uomini, magari anche perché per una donna a volte può essere più facile un approccio con lo psicologo maschio o psicoterapeuta maschio. Dipende molto anche da come noi funzioniamo, cioè ci sono alcuni elementi molto peculiari nelle relazioni umane, per esempio quello della ricorsa di cure e di accudimento,
o anche quella del confronto, come può essere quella della cooperazione o in alcuni casi dell'attrazione del gioco, che hanno un nome e un cognome tecnicamente parlando, si chiamano sistemi motivazionali interpersonali tecnicamente. Queste variabili giocano un ruolo fondamentale nella relazione. E magari una donna potrebbe scegliere un uomo piuttosto che una donna per andare proprio a scegliere un proprio percorso, comunque per confrontarsi, probabilmente perché c'è una sorta di risonanza dall'altra parte che soddisfa uno di quei cinque bisogni. Solitamente il bisogno principale è quello dell'accudimento, il percepirsi accuditi dalla figura in quel caso. Nelle mie esperienze è capitato spesso che una delle principali problematiche evidenziate era quella relazionale con i partner, che non significava necessariamente avere dei problemi di natura elevata, violenze, questa roba qua, assolutamente no, ma semplicemente faccio un esempio banalissimo di alcuni casi in cui c'era una difficoltà di essere capiti dal partner, di ricevere le giuste attenzioni o le giuste cure, la giusta affettuosità anche. Non significa che lo psicologo o lo psicoterapeuta devono dare questa affettuosità, assolutamente no. Significa semplicemente che la ricerca di un modello, di una figura che può soddisfare quel bisogno, può stare dall'altra parte. Come lo soddisfa? Attraverso una professionalità, una metodologia scientifica, delle tecniche scientifiche che ad oggi le sue specializzazioni offrono, che permettono anche di agevolare un po' il contatto con l'altro. Sei stato chiaro e mi hai dato un assist per Monsignore, perché nei cinque aspetti che tu hai detto parlavi del contesto anche religioso, no? Ci sono questi cinque aspetti che si possono praticamente parlare, gli aspetti appunto genetici, neurologici, relazionali, contestuali, quindi anche religiosi. Allora, questa società, Monsignore, è malata, non è malata, queste donne che noi abbiamo anche raccontato stasera, cioè com'è lo stato sociale che stiamo vivendo? Rispondere, ringrazio, voce. Ringrazio protestandolo per questo reiterato invito, e approfittiamo per fare gli auguri a Giuseppe, che domani farà l'onomastico, quindi Giuseppe, grazie. Io ho detto a Monsignore, quando l'ho invitato, che noi non abbiamo nessuna esclusiva, invitiamo tutti i sacerdoti che riteniamo opportuni alla conversazione, nel senso che noi siamo aperti ai Monsignori altri. Quando il presidente mi ha invitato, ho detto che cincio che ho. Però ecco, mi sento un po' come Ponzio Pilato nel credo, non c'è già niente, però c'è. Però anch'io sono venuto volentieri, ripeto, intanto perché non è la prima volta. Ecco, cerco di rispondere alla domanda, ecco, la prima domanda che mi è stata fatta. Io penso che la società, le società sono sempre uguali, ecco, per cui dire che questa società è malata vuol dire negare tutto quello che è stato detto, la positività di questa società, soprattutto del contributo femminile, la presenza della donna nel mondo, nella società, nella Chiesa diremmo anche noi. Quindi non mi sembra che ci sia questa malattia, anzi c'è una presa di coscienza, siamo un po' in ritardo come è stato detto, però mi pare che si faccia qualche passo avanti con molta chiarezza. Siccome io non saprei dire se oggi, ecco, questi casi così gravi o gravati, comunque di femminicidio, di maltrattamento, si parla proprio di violenza domestica, che è una cosa qualche volta può sembrare, io non lo so se forse una volta c'erano anche queste cose, sono sicuro che c'erano, non avevano queste cose, ma io penso a quante volte, noi diciamo, quando parliamo per esempio della celebrazione dei santi, quanti santi sconosciute, questi santi sono le mamme, le donne, non abusate, le donne violentate, le donne sfruttate, ecco, che accettando, offrendo anche quella sofferenza, hanno meritato, ecco, questa cosa. Quindi io penso che dobbiamo vivere questo tempo, cogliendo le positività e visto, considerando che il rispetto forse a altre società, altri tempi, ecco, abbiamo compreso di più, mettiamole sul terreno, perché queste cose, come si è stato detto, si faccia tanta formazione, tanta cultura, perché queste cose non abbiano succedere. Non vorrei metterla in difficoltà, ma la Chiesa
un uomo che ha fatto quello che ha fatto, è una domanda un po', lo so, che sembra molto banale, ma al tempo stesso lo giustifica, lo, cioè, come lo vede, non lo so, sto facendo la, vediamo che dice lui, perché è facile, sembra una domanda banale, però è anche voi che siete uomini di chiesa, quanto c'è anche di accettazione perché così, e quanto c'è di pulsione per dire, ma intanto non ti voglio mettere in difficoltà, mi hai messo in difficoltà. Lo so, però questo è un salotto quindi, però rispondo e rispondo avvalendomi comunque di una bella esperienza che arricchito. Ah, pensavo della facoltà di non rispondere, perché ho detto io, spero di non sbagliare, di non dire cretinate, però ci provo. Ecco, io dico, rispondo a questa domanda, ecco, in quanto mi sento forte e ricco di un'esperienza che mi ha accompagnato per 14 anni, che sei stato cappellano del carcere della casa circondariale per 14 anni. Anzi, questo, ecco, rispondo anche al direttore del conservatorio, che noi abbiamo avuto per 14 anni, 15 anni, una direttrice, la donna dottoressa Longo, ecco, che veramente, ecco, ha fatto onore alle donne, soprattutto come manager, come direttrice, sapendo essere forti e usuali, la dolcezza di una donna, ma anche la forza, l'autorità quando c'è voluta, questa è una cosa molto bella. Quindi mi avvalgo di questa cosa, quindi non solo questo caso sarà, questo non significa che uno si abitua ai fatti di, o li giustifica, però essendo a contatto con la sofferenza che è procurata da un crimine, da un reato come questo, ti porta a metterti in una situazione qualche volta anche di giudizio, che è quello che lui mi chiedeva. Certamente io mi sono posto, quando qualcuno mi diceva, ma Giacomo, come fai a stare in quell'ambiente con quelle persone, ad accettare ancora, anzi ci accusavano qualche volta, diceva, ah, gli portate pure i sigaretti, ci portate, e quella era quasi un'accusa per questa attenzione. Penso che la dignità della persona va sempre garantita, quindi è un carcere in particolare, è un luogo di sentimenti dove accogliamo queste persone, hanno sbagliato, quello diciamo, oh, ma non succedeva niente, vabbè, bravo, non è questo l'atteggiamento, ma cui cerchiamo anche di far recuperare una visione che è quella di una correttezza, riconoscendo il proprio limite e il proprio errore. Quindi non ci può essere, diciamo, giustificazione davanti agli atti, ma noi abbiamo una legge, cioè che è quella di condannare il peccato, quindi quando si sbaglia l'errore, però anche avere un po' di compassione verso il peccatore. E questa compassione che cosa si fonda? Quando mi dicevano quella domanda rispondevo, senti, ma tu facevi? No, io questo. Allora ringrazia il Signore, cioè ringrazia il tuo modo di essere, perché davanti a queste cose noi non ci bisogneremo. Se qualcuno lo fa, evidentemente non sta bene, o perché non è stato educato, capite il senso della cosa, non è stato tirato fuori ex luce, non hanno tirato fuori tutto il meglio che c'è, ed è messo un aspetto negativo che è la violenza. Quindi nessuno può mai, neanche la Chiesa, può giustificare, motivare la violenza, però dobbiamo, ecco, credere sempre nella possibilità di recupero, soprattutto lavorando sul futuro, perché queste cose non abbiano mai a succedere. E chiedo un'altra cosa, e come mai si dice che la scuola, la chiesa, bisogna tornare qua, bisogna tornare là, parlavamo delle varie opportunità prima e via dicendo, ma come mai sempre queste agenzie educative, formative, religiose, eccetera, si batte sempre là e da una vita, appunto, diciamo, si fanno cortei, si fanno manifesti, ma le cose non cambiano, peggiorano. Quindi a volte, no, non è che c'è un cambiamento, si dice dobbiamo, però poi la situazione peggiora anche in un contesto qual è il nostro. Quindi la colpa è di chi fa parte di questo sistema, o la società è evoluta in maniera tale per cui non c'è più ritorno. Voglio essere presuntuoso, non dico, noi non possiamo dire dobbiamo fare, ma facciamo, la scuola fa, la chiesa fa, gli effetti non li possiamo noi seminiamo, ma poi il raccolto non lo possiamo decidere noi. Allora già è importante che si fa, non solo è un buon proposito,
Cioè noi cerchiamo di lavorare sulle coscienze, come fa la scuola sulla formazione, sulla cultura, di investire in cultura, per di più per noi abbiamo un valore aggiunto. Questo significa che non significa che siamo arrivati, che ci sentiamo a posto, soddisfatti, ma allo stesso tempo che comunque questi semi che noi stiamo seminando, la speranza che possano portare frutto nel suo tempo stabilito. Posso dire una cosa aggiunta, perché non mi voglio distanziare sul fatto che viene chiamato in causa il discorso della pari opportunità delle cose. Noi abbiamo, forse sarò frainteso, lo so, ma anche l'altra volta sono stato frainteso da qualcuno che non mi ha capito. Io non voglio assolutamente dire, ecco, quello che qualcuno vuole intendere, nel senso all'opposto. Però voglio dire, quando noi diciamo pari opportunità o il contrario di questo, noi partiamo da un'immagine biblica, perché così noi siamo formati, noi non veniamo da una cultura, una formazione, è quello che la Bibbia ci ha trasmesso. E noi, presuntuosamente, forse sbagliando, erroneamente, perché siamo di parte, diciamo che il Signore le cose le ha fatte bene. E la prima pagina della Bibbia parla proprio della sessualità, quando dice che Dio fece l'uomo e poi aggiunge maschio e femmina li creò. In questo essere maschio e femmina dice diversità, ma nello stesso legge dice completezza, non competitività, uno essere contro l'altro. Ecco perché noi ribadiamo l'importanza di questa diversità. Quindi, oh, certo, fare opportunità, non fare opportunità, cioè ci deve capire, non vuol dire, perché l'errore che diceva anche la nostra amica che viene dalla Russia, qualche volta è quella di diventare, di voler la donna diventare troppo maschio. Purtroppo anche il contrario, tante volte l'uomo che perde la sua mascolinità intesa come essere uomo per assumere un atteggiamento femminile. Quindi quando diciamo pari opportunità, benissimo, ci sta, ma nella diversità. Cioè quando noi ribadiamo, non è soltanto sentimentalismo, né vuol dire chiudere le porte a tutto quello che dicevo prima, ad esempio, la dottoressa Lomo, della direttrice del carcere, per cui il suo valore aggiunto della presenza, così come certamente la dottoressa, la paese direttore del conservatorio, ma tutte le donne che sono presenti in tante attività nel mondo del lavoro, e sappiamo l'impegno, la passione che mettono, la serietà che mettono nelle cose quando devono gestire come imprenditori, come responsabili di un ufficio, ecco quanta passione ci mettono. Però dico, c'è anche una cosa che noi uomini non possiamo fare, che è la maternità, e non è un puro sentimento. Cioè non è sentimentalismo, vuol dire lavati i piatti, è un'altra cosa quella. Noi stiamo dicendo che ci sono, che il Signore ha voluto la donna e ha dato loro dei carismi, dei doni che non dobbiamo, che non debbono abbandonare le donne, perché tradire la propria identità. Non so se mi state capendo, o vi posso dare un discorso per oscurare la donna. Assolutamente no, non sarei stato qui, avrei detto no, poi preso non venire. Ma è dire, la femminilità è importante, scusate che lo dico questo, ma anche parlo da non sposato, non vi scandalizzate di questa parola che forse sto dicendo, ma rispetto a tante donne che sono spose e mamme, tante volte forse non lo per dire niente, scusate lo dico, così come la donna può dire benissimo che un uomo, ecco che siamo andati più indietro. Ma se penso io, che non sono sposato, ripeto, alla situazione di un uomo che è sposato, che cos'è? Non è quella di lavare gli altri, ma soprattutto per noi uomini, mi sembrerà forse, non abbiamo l'umiltà di dirlo, ma dalla donna cerchiamo, ecco, la tenerezza, cerchiamo l'accoglienza. Non voglio fare scuola a nessuno quando dico queste cose, per carità, me ne guarderei bene, ma dire, ecco, io torno a casa, ecco, è normale che non devo tornare a casa per trovare un altro uomo, se sono un uomo, così come una donna non deve tornare a casa per tornare a trovare, perché vuole quella diversità che mi completa, che mi arricchisce, capite questo che voglio dire? La diversità che mi arricchisce, mi completa. E allora penso che recuperare queste dimensioni non è sminuire la donna, ma dire, se tu per natura, se è una legge naturale, sei nata in questo modo, hai avuto questo dono, questo noi chiamiamo un carisma, ecco, sfruttalo, perché questa è la società, il futuro della società parte da questo, in misura in cui l'uomo porta avanti le sue caratteristiche senza oscurare la donna o relegare la donna in cucina o nel nascondimento,
ma nello stesso tempo la donna oggi sarebbe bellissimo, forse qualche volta penso utopico, se la donna veramente dimostrasse la sua femminilità come capacità maneggerale, certamente, ma anche di aderenza. Abbiamo bisogno, ecco, Papa Francesco non fa altro che parlare di rivoluzione della tenerezza, che non è dolcinatura, non è un dire di parole. Allora, vi volevo chiedere questo. Ora facciamo due interventi di qua e due interventi di là. L'intervento rivolto alla persona, e nella brevità bisogna rispondere perché abbiamo altri due brani e da leggere una cosa con la nostra Rossana. Allora, c'è qualcuno di qua che vuole fare due interventi, se no passo di là. Mi fa delle domande. Chi è? Vittoria Jacopino? Prego. Don Giacomo, c'è domanda per voi. Scusate, allora, stiamo approfittando di questo spostamento per essere. Prego. Quindi collegarmi a lei, Don Giacomo, perché io condivido pienamente quello che ha detto, perché io per parità non intendo uguaglianza di genere, intendo proprio uguaglianza di possibilità nella realizzazione di ciascuno di noi, e quindi la differenza di genere non la vedo, come diceva anche il direttore del conservatorio, perché il nostro ruolo, anche se siamo ai vertici di un'istituzione, è quello di rispettare le regole di quell'istituzione, di dare il massimo. Non si tratta di essere donna o essere uomo. Questo discorso della differenza di genere io ritengo che sia piuttosto una categoria antropologica che ci portiamo dietro attraverso le diverse società che hanno poi stigmatizzato dei ruoli a favore dell'uno o dell'altro, secondo le società, però dal punto di vista anche socio-economico, nella storia che noi ricordiamo. E la mia paura oggi, e lo dico anche qui davanti a tutti, è che tutte le lotte che si sono fatte perché si arrivi appunto a queste pari opportunità, tra virgolette, adesso ripeto, le vedo un po' labili, nel senso che c'è il rischio di perderle, perché vedo che anche l'attenzione dei politici non è tanto su queste pari opportunità, perché io ho letto il decreto legislativo Pillon, mi sembra che si dica, sì, è deleterio, sembra voler ritornare veramente indietro, si dimentica la storia, le lotte, e questo allontanarsi dalla storia delle nuove generazioni, tra l'altro, questo non voler riconoscere la storia, le lotte, mi fa molta paura. Ed è questo il pericolo veramente a cui le nuove generazioni, piuttosto che le mie, avranno posso rispondere che la cosa sia un po'. Chi vuole rispondere di voi, per favore? Chi vuole rispondere? Il microfono è lì, intanto passo dall'altra parte. Volevo dire sono d'accordissimo con lei, perché proprio quello che è successo, quello che ha dimostrato la storia in Russia, che è stato praticamente un passo indietro, nonostante le lotte, nonostante i movimenti femministi che sono stati per una settantina d'anni, la società non era pronta, diciamo, ad accettare la situazione. Poi nonostante questo, tutta la situazione attuale, adesso c'è i ruoli ben definiti, però c'è violenza su questa categoria. Violenza, noi non c'è sempre questa mancanza di rispetto per le persone, per l'uomo, donna. Quindi questo sicuramente può portare a perdere veramente i vari tutto quello che abbiamo. Esatto. E
perché si insiste tanto, vedo che continua a insistere intorno in questi 18 anni che vedo, continuano a insistere con questi quota rosa, con il proprio spingendo, dovrebbe essere scontato. Vuole rispondere qualcun altro? Siamo d'accordo, perché effettivamente è giusta la precisazione, nel senso che non è sempre scontato quello che la dottoressa specifica, cioè non significa mettere in opposizione l'altro, però che si continui in questo discorso della rivalutazione della donna nella società e nel mondo, del ruolo. Allora, due domande da questa parte, prego. La voce perché purtroppo. A proposito delle quote rosa, no? Se ci viene in mente il pandari deve essere preso, nel senso come una protezione particolare che dovrebbe avere. Io sono d'accordo su questo, però guardiamo le cose nella realtà. Le donne sono sempre in secondo piano. Io ho letto recentemente un'inchiesta che è stata fatta quando ci sono i colloqui per assumere, e le domande che vengono fatte alle donne sono se hanno intenzione di avere figli o meno, e molte volte non si guarda alla capacità, alla professionalità, e si finisce con lo scegliere il candidato maschio. Questa è una realtà che è stata anche testimoniata da inchieste fatte. Quindi dobbiamo tenere presente questa situazione. Poi io penso che la società, qualcuno ha detto che non è cambiata, no, la società nostra è cambiata, è molto cambiata rispetto al passato. È una società narcisistica, l'abbiamo definita anche l'altra volta così. Siamo portati a volere tutto e subito, non abbiamo la capacità di accogliere di quello che può essere l'abbandono, cioè di accettarlo, e quindi la reazione diventa violenta, perché l'altro lo consideriamo come nostro possesso. Chi è che vuole rispondere di voi? Prego. Sicuramente quello che ha detto lei, ne parlavo proprio qualche giorno fa con il mio fidanzato e lo vivo. Ti pregherei di tenere il microfono vicino perché non si sente, perché è così bisogna. Cioè davvero vengono scelti gli uomini perché è più comodi, perché non devono avere figli, è inutile dire no, purtroppo è così. E anche condivido appieno quello che ha detto, perché quello che secondo me è successo e che comunque nel mio piccolo mi è capitato di vivere è che molte volte l'uomo non si è capace di accettare la fine, e quindi non, proprio per questo motivo ho scelto di far leggere a mio figlio questo brano, perché è importante educare i bambini all'amore e non al possesso, perché il possesso è davvero qualcosa di nettamente diverso dall'amore, e forse l'unica azione vera e reale che possiamo fare noi è proprio questa, di amare davvero e educare all'accettazione, come comunque mio figlio sta portando a educarlo anche all'accettazione della nostra separazione, del nostro divorzio, e proprio all'amore e non al possesso. Okay. Professore. Del fallimento, perché molte volte abituiamo i nostri giovani a tendere ad avere sempre successo, ma, e invece dovremmo abituarli anche ad accettare il fallimento, perché la vita è anche rischio e fallimento. È perché proprio il fallimento non è fallimento, in realtà è esperienza. Io quello che dico sempre a mio figlio: se non avessi le ginocchia sbucciate non avresti mai imparato a guidare la bici, no? Quindi è brutto quello che noi pensiamo come fallimento. Sì, sicuramente il fallimento di matrimonio è qualcosa di difficile da affrontare, però ci dà un'esperienza, tutto nel lavoro, nel sentimento, insomma il fallimento è esperienza per il futuro. Professoressa Falcone, così poi arriviamo. Io volevo solo collegarmi a quanto ha detto la dottoressa, che ha avuto una reazione nel sentire dire che la donna deve ritornare
e fornelli a fare le faccende solo di casa. Accettare questa situazione significherebbe ritornare alla donna chiusa nel ginecologo, oppure alla donna romana, il cui aforismo era casta fui, domum servavi, l'anima fece, cioè fu casta, casalinga e laboriosa. Io voglio spezzare una lancia a favore della donna della Calabria. Sì, è vero, la situazione è critica e molto particolare, ma è anche vero che negli ultimi decenni, come indotto di un processo sempre più ampio, più generalizzato, si è assistito ad un progressivo ma tangibile inserimento della donna nel mondo del lavoro, nel tessuto sociale. È vero, le mutate condizioni sociali, la culturazione di una fascia più ampia, generazionale, la determinazione stessa della donna le hanno consentito di scrollarsi un po' di spalle quelli che sono i condizionamenti particolari, i tabù, quelle cose distorte, frutto di una cultura ancestrale, la cultura proprio delle contrade calabresi. La donna ha cercato di riconciliarsi quasi con se stessa, di riappropriarsi della propria dignità, entrata a far parte del mondo del lavoro, ha cominciato a esercitare delle professioni una volta solo a appannaggio dell'uomo. Però non bisogna neanche dimenticare che ha cercato in parte dico, di superare le palesi, ma anacronistiche situazioni di degenerazione che sono il frutto di una società ancestrale, la società delle contrade calabrese, la società di un mondo popolare calabrese che è un mondo autoctono. E allora bisogna ancora fare molto perché la donna superi queste situazioni, ma il cammino è lungo, ma la donna ce l'ha fatta, perché le donne sono forti, coraggiosi e soprattutto nel campo del lavoro la donna c'ha determinazione, precisione, peculiarità, preparazione. Quindi diamo alla donna la possibilità veramente di inserirsi bene, di dar prova di ciò che sa fare e che può fare. Grazie. No. Prego. Veramente volevo aggiungere un qualcosa quando si parla di differenze, di varie opportunità. C'è una parolina che viene subito dopo, ma spesso non viene detta, nella differenza di genere, che già sta specificando ogni cosa. E quindi le varie opportunità vanno viste sul piano economico, sul piano lavorativo, perché le donne vengono ancora discriminate, pagate di meno e hanno problemi ad entrare nel mondo del lavoro o a mantenere il lavoro perché sono diventeranno usati e quindi saranno apostrofate per questo. Poi un'altra cosa che voglio dire è che la donna ha lottato per raggiungere la sua propria libertà e ce la sta facendo, perché andata molto avanti rispetto all'uomo che è rimasto indietro e che è rimasto molto fragile legato ai stereotipi e ai luoghi più comuni di un tempo e che fa fatica ad allontanare, a dimenticare. Ecco perché avvengono i femminicidi, ecco perché... Fa parte di una commissione, se non sbaglio, no? Io faccio parte di una commissione, ma ho uno sforzetto di ascolto dal 2001... Ecco, mi ricordavo questa cosa, sì, che non ve lo contro la violenza sulle donne. Volevo dire al padre... Buongiorno. Che condivido parecchio di quello che lui ha detto, sono stata anch'io all'interno del carcere di Antilla a fare un progetto con i sex offender per 6 mesi e quindi effettivamente quando si entra lì dentro si ha una visione completamente diversa, perché dalla parte dello sportello di ascolto mi ascoltano, però ovviamente anche quando sono lì dentro, non che si dia una giustificazione assolutamente, però si cerca di farli riflettere su ciò che hanno commesso e su il perché lo hanno commesso. E abbiamo avuto dei buoni risultati, specialmente con i giovani, perché gli anziani sono ancora chiusi nella mentalità un po' errata.
però i giovani hanno capito che molte cose non era necessario farle, che era proprio da sciocchi rovinarsi la vita per, senza un valido motivo. E quindi, questi sono i progetti che vanno fatti. Purtroppo il nostro l'hanno interrotto, probabilmente perché abbiamo notato molte cose che non andavano all'interno. Perché le dica che la dottoressa Longo, ex ormai direttrice, è andata via, ecco, c'era qualche pecca, diciamo, e che noi abbiamo sottolineato. Certo. Grazie, la perfezione. Grazie del contributo, dottoressa. Concludiamo con il dottore Pino De Caro. E così poi. Io ho ascoltato con molta attenzione e ho preso molti appunti, ho finito i fogli, per cui poi ho dovuto interrompere la scrittura. Devo dire, io ho fatto la mia formazione di psicoterapia, sono stato per 4 anni con 14 donne, quindi tanto è vero che alla fine la direttrice del corso mi fa: dobbiamo fare un plauso a Guido che si è saputo inserire, interagire per 4 anni con problematiche di 14, quindi. E la stessa cosa poi, un corso di perfezionamento in psicopatologia e eventi critici della donna, fatto, mi sono presentato io, bene accolto. Questo mi ha portato ad avere che cosa? Una sensibilità ovviamente al mondo femminile. Volevo dire due semplici riflessioni in riferimento a quello che è avvenuto, per esempio questo increscioso cambiare... comunque, allora, quali sono le parole che secondo me noi dobbiamo usare? Ecco, cambiare mentalità è pronta. Allora, io credo, prima comprendere il fatto, prevenire e poi cercare di eliminare, però dobbiamo cercare di capire, secondo me, quali sono la complessità, l'intreccio dei fattori che hanno portato a questo atteggiamento. Un dato che viene molte volte sottovalutato è un dato biologico. Non mi dovete fraintendere, vi butto avanti però. Allora, il dato biologico cosa prevede? Che viene ignorato lo sviluppo del cervello. Molte volte questo dato viene ignorato perché si ha paura forse che adoperando il sistema biologico, il dato biologico si avvalori. Invece in realtà conoscere come siamo fatti, conoscere la genesi del nostro cervello ci aiuta invece poi a eliminare queste, smascherare queste aggressività. Fondamentalmente vi sono dei dati che prevedono, che studi ormai approfonditi, che il nostro cervello è formato da 3 livelli. Abbiamo un livello più antico, il livello rettiliano, che è quello che ci, che praticamente in base al quale noi reagiamo a degli stimoli, abbiamo fame, sempre l'istinto della riproduzione. Quindi questo primo dato. Un secondo livello, naturalmente dovete considerare questo nel corso dell'evoluzione, un secondo livello che è la corteccia, si chiama la parte emotiva, che abbiamo il cervello emotivo che è ben localizzato e poi ovviamente si è strutturato quando nel corso dell'evoluzione l'uomo ha iniziato a progettare, usare il linguaggio e relazionarsi, la parte della neocorteccia. Questi 3 livelli, consideriamo un livello, ovviamente devono interagire. Che cosa succede molte volte? Che nel momento in cui una persona rimane bloccata a livello arcaico, a livello primitivo, compie questi atti. Questo che cosa vuol dire? Ovviamente non significa comprenderlo, significa invece smascherarlo, significa cercare di diffondere nelle scuole il discorso di educare a un'educazione paritaria, cosa che in realtà non esiste. È un discorso di allenare la parte emotiva del nostro cervello. Io faccio degli incontri, uno dei primi, tanti anni fa, il primo incontro di aggiornamento ho fatto per degli insegnanti, era intitolato l'esperienza emotiva nel processo di insegnamento e apprendimento. Parlare di emozioni a scuola, parlare di emozioni dell'apprendimento è un qualcosa che aveva sconvolto un po' le docenti, tanto perché poi erano rimaste molto affascinate dal discorso perché si rendevano conto che l'apprendimento è fondamentalmente un fattore emotivo. Se abituiamo a allenare tutte le parti del nostro cervello, la parte più arcaica, la parte di mezzo e la parte più moderna in senso evolutivo, probabilmente questa cosa non viene. Concludo. Sapete qual è uno dei fattori che scatena la violenza, per esempio, nell'uomo? È la prima gravidanza della moglie. Generalmente molti atti violenti insorgono dopo la prima. Per quale motivo?
perché l'uomo in quel momento si sente un po' privato, si sente messo da parte, e in riferimento a quello che dicevo stessa vista, il narcisismo, l'aspetto narcisistico dell'uomo lo porta a... Allora che cosa serve? Serve un po' un discorso, benvengono questi incontri, e un applauso a tutti i relatori e le relatrici, perché io ho preso appunti da ognuno di loro. L'ammazza sogni, allora noi cosa facciamo? Le dimensioni dell'ascolto quali sono? Noi pensiamo di ascoltare, di essere ascoltati, manca forse la dimensione dell'ascoltare noi stessi. Partiamo dall'ascolto di noi stessi, che è difficile. L'ascolto di noi stessi è la cosa, ci difendiamo, dobbiamo mille sistemi difensivi per non ascoltare se stessi. Chiudo perché... Sei stato perfetto, un applauso a tutti, vuol dire una cosa, veloce però per essere... Sì, io ringrazio tutti i relatori perché sono stati molto esaustivi, e poi io ringrazio soprattutto la direttrice Grande perché per quello che ha detto, che c'è bisogno che le donne abbiano delle liste a parte, perché su una persona vale si va avanti da sé, non c'è bisogno, perché fare una lista a parte significa che saranno ancora inferiori agli uomini, perché altrimenti questa parità di uomo e donna non si realizza mai. Don Giacomo D'Anna, mi complimento sul suo intervento perché per le parole che ha detto e per quello che noi ci attendiamo quando arriviamo a casa, una donna che sia femmina e che non si muova, non ti guarda noi stessi, quindi quella voglia di tenerezza che non fa male a nessuno, che ci picchia, perché molti matrimoni sono rimasti proprio appunto per questo, perché la donna vuole fare l'uomo, ognuno ha il proprio ruolo, la donna fa la donna, l'uomo fa la donna, fa l'uomo, la donna alza due ruoli, di mamma e di noi, di moglie, che molto volte fanno solo un ruolo e diventano l'altro. Si unisce anche la professione. Grazie dottore Matteo. Allora, scusate che siamo in confusione, che siamo vieni qui Rossano. Allora, io a Rossano ho detto, scrive sempre il vernacolo di cose comiche, è bravissima Rossana, è una voce poetica, però stavolta gli ho chiesto che scriva il vernacolo sulla violenza, e lei ha saputo rendere quello che è il senso della situazione che stiamo vivendo. A violenza, in tasto mondo e in tasto tempo, troppe cose sembra fare, e davvero come vento tutte quante peggiorate. A violenza ormai si fici, niente a poco svergognata, e da chi lo che si dice, esta propria scellerata, tradimenti a tutti i parti, interessi scalognati, e di chi sto che ne sciro i tragedi sventurati, e da povera figliola che restavo bruciata viva proprio a da davanti a scuola e un marito che fuiva. E la prova più schiacciante della vera crudeltà, come può mai ir avanti questa nostra società? Ci sono troppe teste pacci, ci sono troppe mascalzoni, a violenza non t'apacci in mezzo a tante situazioni, scarpe russe a tutti i parti, per poter dimostrare ma se cacciano ste scarte che ora vogliono comandare. Non c'è carcere per chisti, non c'è nulla punizioni, solo Dio ci ha messo a dare veramente la lezione. Sono urgenti indemoniati, su deviati e leggi testa, fosse vero non ci cade una mattuna sopra la testa. Quando vanno per colpire mari vittime innocenti che non possono reagire allo fuoco schifatenti. Meglio morti i delinquenti che commettono stazioni e piti in ciabassini a dovuta punizione, e ci vuole da giustizia che ora non si vede più ave solo intervenire a potenza di Gesù. Anche questa volta Rossana ha colto il segno, addirittura di serata. Noi stiamo per concludere con un piccolo momento musicale popolare, in modo che possa servire per ritornare contenti. Un grazie va alla rappresentante dell'associazione Casa Russa, la dottoressa Colomez, per quello che ha detto. Un grazie alla dottoressa Turri, che naturalmente ci ha fatto sognare, ci ha dato
stato l'idea del sogno, l'idea del sogno che va anche ucciso, che a volte va anche ricercato, e questa è un'altra cosa, quindi grazie ancora. Un grazie alla direttrice del conservatorio, alla quale magari chiediamo per i notturni un piccolo concerto, qualcosa che possa nel nostro cortile delle muse. E deve, io ogni tanto io guardo tutti i volti perché è una mia caratteristica. Io ho notato stasera la grande partecipazione, non che le altre volte non è avvenuta, ma la grande partecipazione emotiva dell'uno nei confronti dell'altro, cioè io ho notato che tutti erano parte attiva di quello che diceva l'altro, cioè si vedeva, si percepiva come, e quasi quasi ci si poneva nelle domande mentre si sentiva raccontare di 'ndrangheta, scusatemi, si sentiva raccontare cose del 1920 che erano lontane da noi, oppure questa inversione di tendenza di una donna nei confronti dell'uomo che è al potere, tra virgolette, che cerca di portare avanti, o dell'atteggiamento di un giovanissimo psicologo che racconta la sua esperienza cercando di andare avanti, diciamo, anche dal punto di vista di carriera, così come gli avvenimenti pedagogici che interessano le donne sono sempre parte importante di un'attività professionale. E perché no, la sua, il potere anche della religione e della Chiesa, potere anche spirituale, serve ed è utile a darci tante spiegazioni. Entra il coro delle muse e il coro delle voci giovanili per questo piccolo momento conclusivo popolare, accompagnata dal maestro Migiano, con Enza e Marina Cuzzola, le nostre maestre, alle quali facciamo un applausone perché sono insuperabili. Sono insuperabili. La serata, devo dire, che è andata, quando gli ospiti vengono inseriti c'è un perché, e io ogni volta vedo bene, perché nell'inserimento delle figure io non lo faccio mai a caso, lo faccio perché voglio raccontare un tessuto di storia, e stasera ne è emersa, così come era l'intendimento, quindi è stato interessante questo. Prego, siamo pronti, perché qua i nostri ospiti hanno sofferto abbastanza stasera. I nostri ospiti hanno sofferto abbastanza. Prego. La.